po' piccolino, però no. Adesso ci raccogliamo un po' di papa per stasera. A che radice? Tenerina, tenerina, piccolina, piccolina. C'è, c'è. C'abbiamo anche le lumache stasera da mangiare. trovarne un bel po' così, sono belle tenerine. Queste qua si possono mangiare anche crudi come insalata. Questa qua volendo sì, si può, bella tenerina. Ancora un po' prestino, però vedo che il tarassaco sta crescendo. Andiamo a prendere un po' di ciuffolotti. È proprio giovanino giovanino, eh. Chiamerò Giovannino, lo chiamerò. Che cos'è? È alloro. E c'è una pianta di là. Questa è un'altra pianta di alloro. Tutta, ma che roba. Thank you.
Allora, siamo tornati dal campo, il nostro campo. Abbiamo fatto un po' di, per quel poco che siamo riusciti a trovare, di scorta di tarassaco. Adesso lo sto pulendo. Questi qua che sono i boccioli, o i boccioli, i puccioli. Che poi ovviamente diventa il classico fiore giallo, che poi alla fine diventa il famoso soffione. Questi sono ottimi se sbollentati e messi sotto aceto, infatti qua li sto raccogliendo tutti quelli che trovo e poi dopo li metterò. Adesso mi preoccuperò di pulire per bene il tarassaco, per quel poco che siamo riusciti a trovare, perché non è ancora proprio, non siamo ancora proprio nel pieno della sua stagione, però le foglie così fine sono molto tenere e sono molto gradevoli. E poi stasera vedremo di fare una ricetta con il tarassaco. Un'erba spontanea, qui ho trovato un altro bocciolino, un'erba spontanea piena di proprietà, fa benissimo a, diciamo, in tantissimi, la si usa in tantissimi modi, e tutte le sue proprietà che ha, per citarne qualcuna, può tranquillamente depurare il sangue, fa bene, diciamo, ai reni, depura il fegato, cioè ha tantissime tantissime proprietà. Il gatto infatti sta già cercando di rubarmelo. Io non so voi, ma io ho, mi sa di avere l'unico gatto vegetariano, guardate. Guardate che roba, me lo sta mangiando. Mi sa che l'unico gatto vegetariano al mondo ce l'ho io. Cosa c'è? Hai problemi di fegato, eh? Problemi di diuresi, problemi di cosa devi fare, di pulire il sangue, no? Sì, sono curioso, una mamma mia, ma che fortuna, addirittura con due bacelli, uno e uno, due, ma che belli. Mettiamo qua, poi li laviamo, ovviamente sbollentiamo. Ok. Allora, abbiamo selezionato e tagliato le foglie del nostro tarassaco. Adesso gli diamo una sciacquata per pulirlo dalla terra. Io lo lascio anche in immersione in acqua per un po'. E dopo lo sciacquiamo bene. Poi stasera siamo pronti per cucinarlo. Allora, tenuto per un po' il nostro tarassaco nell'acqua, l'abbiamo scolato, è bello pulito. Adesso la prima fase da fare è quella di bollirlo. Io mi avvalgo di una pentola a pressione, potete farlo anche tranquillamente in una pentola normale, ci vuole più tempo. Io in questo caso qua adesso lo metto tutto in pentola a pressione, lo sommergo di acqua e lo faccio cuocere per circa 15 minuti in pentola a pressione da quando fischia. Se lo volete fare nella padella normale ci vuole più tempo, penso un 25-30 minuti, non di più. Questo mi serve per sbollentarlo e dopo la fase successiva di cottura la facciamo poi, in quanto la faremo con una variante un attimino come faceva mio nonno. Allora, ok, l'acqua è sufficiente, facciamo ancora una goccia. Perfetto, andiamo sul fuoco. Da quando fischia 15 minuti e poi ci siamo. Allora, nel frattempo che ci cuoce il nostro tarassaco, stavo preparando le salsicce. Come dicevo prima, la faccio come mi ha insegnato mio nonno a farla, quindi è una variante che facilmente si conosce anche. Ci serve cosa? Ci servono, in questo caso qua sto usando 6 salsicette non troppo grosse, di cui una l'ho già sbriciolata, altre due le sbriciolo e tre invece le lascio a tocchettone, magari le divido proprio in due, o anche intere, adesso vediamo. Ci servirà poi o due spicchi d'aglio normali, ok, o uno spicchio d'aglio
spicchio d'aglio in queste dimensioni enormi. Io in questo caso userò questo qua grosso e quello qua rimetto al suo posto. Poi questo va in base ai vostri gusti. Un po' di sale, olio d'oliva, nient'altro. Allora io comincio, una l'ho già sbriciolata, adesso le pelo perché è un po' fastidiosa quella pellicina che hanno. E così meno queste si mischieranno un po' insieme al tarassaco. Mentre chi vuole c'è anche la consistenza proprio della salsiccia bella grossa. Allora abbiamo messo a scaldare il filo d'olio, abbiamo diviso in due il nostro aglio, lo facciamo soffriggere un attimino. Io ho già scolato il nostro tarassaco, però purtroppo ho commesso un errore. Non mi sono più ricordato che la tempistica di circa 15 minuti di cottura in pentola a pressione è per la foglia sviluppata. Io, siccome stamattina sono andato a raccoglierle, erano piuttosto giovanine, quindi erano piuttosto freschine, piccoline, ho sbagliato, le ho fatte cuocere di più, cioè diciamo sempre nei 15 minuti, ma è troppo, erano sufficienti forse anche 10 minuti stando a vedere. Comunque niente, le utilizziamo ugualmente, per quello non è un problema. Adesso facciamo un attimo friggere, cioè porre un attimo il nostro olio con l'aglio e prepariamo anche la salsiccia dentro insieme all'aglio. Il sale lo mettiamo poi, in quanto già questa è saporita di per sé. Olio leggermente abbondante, in quanto dobbiamo andare anche a insaporire le nostre erbe. Ok, facciamo cuocere un attimino tutto e poi aggiungiamo le nostre erbe. Abbiamo fatto rosolare la nostra salsiccia. Io qua, come vi ho fatto vedere prima, ho messo anche i boccioli, in quanto ne ho trovati relativamente molto pochi, non è ancora il periodo giusto, quindi ho deciso di farli insieme. Allora, adesso abbiamo avuto voglia di mangiare il tarassaco, ma non è ancora stagione, quindi ne ho trovati relativamente pochi. La prossima volta magari ci facciamo anche un risotto. Allora, prima di metterci il sale, li facciamo cuocere un attimino, li facciamo e li proviamo, perché la salsiccia in per sé dà gusto, quindi siamo anche relativamente pochi, io non vorrei che siamo già a punto giusto con il sale. 2 o 3 minuti, tanto per farmi saporire, e siamo già pronti con l'impiattante. Piatto finito, un po' poco secondo i miei standard, perché ovviamente sono abituato a fare porzioni più grosse, però quello che abbiamo trovato è quello che abbiamo cucinato. Cioè, facciamo una prova. So già che sono un po' troppo cotte perché, come ho detto prima, ho fatto un errore. Allora, io il sale non gliel'ho messo, adesso voglio provarle. Secondo i miei gusti ho fatto bene a non metterlo, però se per caso vi va, un pizzichino di sale anche alla fine non ci sta male. Io le gradisco così. Non sono leggermente, ma più si sente proprio una leggera nota, ma proprio leggera, leggera, leggera di amarognolo, ma proprio leggera, leggera, impercettibile. Secondo tradizione, io mi sono fatto anche 2 uova, in parte, che sicuramente me ne mangerò io. E niente, detto questo qua, ci vediamo alla prossima ricetta come sempre. Io vi saluto, un ciao a tutti, alla prossima.